Sono più di 40 le modificazioni, le riforme che abbiamo fatto in 40 anni, in 9 anni di governo. Il professor Brunetta, molto attento a ciò che dicono i suoi colleghi delle varie università, garantisce che il nostro governo 2008 e 2011 è stato considerato da alcune università e istituzioni autonome e indipendenti il miglior governo della storia della Repubblica. Una cosa è certa, perché l'ho verificato anch'io, che noi nei nostri anni di governo siamo riusciti a realizzare più cose di quanto erano riusciti a realizzare gli oltre più di 50 diversi governi dal 1948 a quando siamo entrati a Palazzo Chigi. Noi riteniamo che le riforme proposte dal governo senza presidenzialismo non risolvano i nostri problemi e che questa elezione popolare diretta sia la condizione per un vero ammodernamento dello Stato. Quindi vogliamo le riforme. Ho detto, forse anche troppe volte, stancandolo al Presidente Renzi, che noi vogliamo le riforme. Ma vogliamo delle buone riforme, quindi per questo non possiamo accettare la proposta che ci è venuta circa la composizione del Senato, in particolare del sistema di elezione di secondo grado dei senatori. Fu affidato l'incarico alla senatrice Boschi, all'onorevole Boschi, e fu affidato, e noi affidammo l'incarico al nostro capogruppo. Allora si sono visti diverse volte. Ma non è stato trovato un sistema che funzionasse per entrambi. Se e quando incontrerà il Presidente Renzi per discutere comunque di questo pacchetto di riforme ed eventualmente anche del presidenzialismo? Sì, il programma è che il Presidente Romani si incontri con la signora Bosco e che, ci auguriamo, trovino l'accordo. Se l'accordo non sarà trovato, ci incontreremo direttamente con il Presidente Renzi. Noi non abbiamo ancora detto sì alla proposta originale del provvedimento uscito dal Consiglio dei Ministri, ma non siamo solo noi a non ritenerla funzionale, adeguata a un buon, appunto a un buon funzionamento di questo organismo a cui vengono dati compiti diversi. Sono molti anche i senatori della sinistra che non sono d'accordo. Quindi stiamo cercando di arrivare ad un'elezione non diretta, un'elezione di secondo grado tra sindaci e consiglieri regionali, che però comporti una possibilità di equilibrio tra il centrodestra e la sinistra e che faccia sì che queste persone si occupino soltanto di quello che dovrà fare il Senato. Non credo che sia corretto, come è nel progetto uscito dal governo, che ci sia un sindaco che debba badare alla sua città, che debba badare alla, come si chiamano? Alle città Metropolitana. metropolitane, che debba fare anche il senatore. Mi sembra che sia qualcosa che non sta in piedi. Le riforme che aspettiamo da sempre non si possono ridurre appunto a quella trasformazione del Senato, qui insisto birichinamente, in un dopolavoro di consiglieri comunali o regionali in gita turistica a Roma. Dobbiamo trovare un accordo. Il Presidente Renzi mi fa sapere che è disponibile a un nuovo incontro, ma insiste affinché il nostro capogruppo e la signora Boschi si ritrovino ancora per cercare con grande decisione di trovare un punto che vada bene a entrambi.